pesante sconfitta, quella rimediata dalla Pistoiese nella sesta giornata di campionato, alla Marcello Melani passa l'Ancona Matelica per 4-0. Quello calato dai marchigiani è un poker che fa male agli arancioni, non solo dal punto di vista della classifica, ma anche del morale. Dopo la boccata di ossigeno di Pesaro è arrivato un altro KO. E pensare che i primi 5 minuti fanno presagire ben altro, la squadra di mister Sassarini sfiora il vantaggio dopo nemmeno 60 secondi con il colpo di testa di Vano. I padroni di casa sembrano essere molto propositivi, indirizzare la gara su dei binari che qualche minuto dopo però cambiano rotta. All'ottavo, alla prima occasione, gli ospiti trovano la rete dell'1-0. Sul filo del fuorigioco Fagioli mette dentro la palla servita da Sereni, un po' di contestazione da parte della Pistoiese. In realtà non succede niente altro nei primi 45 minuti. In campo c'è una Pistoiese che ha accusato il colpo e un'Ancona Matelica che difende il vantaggio, anche con qualche fallo di troppo non sanzionato dall'arbitro. Nella ripresa non si vede la Pistoiese che tutti si aspettano, cioè grintosa e pronta a cercare subito il pareggio per riaprire la partita. Anzi, sono i biancorossi a mettersi in cattedra. Al 47esimo vicini al raddoppio che troveranno poi al 60esimo. Il pallone perso a metà campo da Sabotic rende facile il contropiede degli avversari che si chiude con il gol di Fagioli. Lasciato libero in aria e con poca difficoltà abile a superare Pozzi, 2-0 per gli ospiti. A momenti torna fuori la Pistoiese, ma senza mai essere così pericolosa, ha perso punti di riferimento al 77esimo, il triste dell'Ancona Matelica con il subentrato Moretti. Si può considerare chiusa la pratica, anche se c'è il tempo pure per la quarta rete dei biancorossi, firmato Sereni. Un passo indietro per gli arancioni, c'è ancora da lavorare tanto, ma non c'è nemmeno tempo da perdere perché sabato subito un altro banco di prova. La trasferta a Siena, bianconeri che hanno vinto in trasferta contro il Montevarchi 3-0, Pistoiese che resta inchiodata a 4 punti.